E guerra alla team, guerra di posizione ancora non dichiarata, guerra fredda, ma mica poi tanto. Oggi è stata una giornata di tensioni tra comune e amministratore, tra Brucchi e Troiano. Tutto comincia in diretta TV, a Rete Teramo, quando il sindaco, rispondendo ad una domanda del consigliere di Rifondazione Comunista Sandro Santacroce, spiega e attacca. Gli stipendi dei dipendenti da Team non sono a rischio, non lo sono stati fino ad oggi e non lo saranno anche nei prossimi mesi. Se anche l'amministratore delegato sta facendo di tutto per creare preoccupazione per i dipendenti della Team, ma ti posso garantire che lo stipendio non è a rischio. E se fino ad oggi gli stipendi si sono pagati è grazie alla parte pubblica di questa società. E lo posso dire a voce alta e lo posso anche dimostrare. Noi stiamo continuando a supportare la Team in un momento di difficoltà, stiamo continuando a supportare la Team per quanto riguarda le risorse. Proprio ieri abbiamo fatto un ulteriore versamento, lo stiamo facendo quotidianamente. Quindi l'amministratore, il dottor Troiano, ha, come dire, una volontà che andrebbe approfondita di cercare di creare un po' di, come dire, di malumore all'interno dei dipendenti, ma i dipendenti lo sanno. In serata al nostro microfono la risposta dell'amministratore Paolo Troiano. Quello che è stato concordato è stato completamente disatteso. Sì, Ok? sì, sì. Allora, il problema non è una questione di rischio stipendi, ma siccome forse al sindaco non è noto che le aziende hanno dipendenti ma hanno anche fornitori e purtroppo per vivere non bastano le promesse ma serve anche la liquidità, lui non può pensare che la Team faccia eccezione al panorama non teramano ma mondiale e possa vivere di solo spirito, o meglio possa vivere solo con le promesse del sindaco Brucchi. Quindi alle promesse bisognerebbe dar seguito con i fatti. Mi sente? Perfettamente. Ecco. Allora, questa è la situazione, tanto che io le dico di più. Siccome io sono, direi, 6 mesi, 7 mesi che paziento, alla fine, siccome ho delle responsabilità, ho 250 dipendenti, e quindi 250 famiglie, io sono stato costretto a segnalare la vicenda al prefetto di Teramo. Tanto che oggi alle 5 il sindaco Brucchi è stato convocato dal prefetto di Teramo a rendere conto di questa vicenda. A detta dell'amministratore delegato, i conti non sono quelli che riferisce Brucchi. Purtroppo la Team Spa non è una banca centrale che può fabbricare moneta. Lei capisce che se il principale cliente non onora i suoi debiti e soprattutto non mi fa neanche un piano di rientro, sul punto peraltro segnalo che l'assessore Di Sabatino, che è responsabile bilancio e finanza, mi aveva promesso l'ennesimo piano di rientro, il quarto piano di rientro per il giorno 15 maggio. Chiaramente non è arrivato assolutamente nulla e lei capisce che, voglio dire, le chiacchiere stanno a zero. Purtroppo io non sono un politico, la politica non mi piace, però le chiacchiere stanno a zero. Insomma, è una questione di accordi mancati. Noi come cittadini, lei se si va a comprare una macchina e decide di pagarla a rate, di norma ritiene di avere la liquidità necessaria per rispettare gli impegni presi delle rate, giusto? Giusto. Questo è quello che dovrebbe succedere in qualsiasi buona famiglia e immagino che anche il sindaco Brucchi a casa sua, se deve fare degli investimenti, si assicuri di avere la liquidità necessaria per rispettare il piano, diciamo, quello che è il cash flow dell'investimento. Ecco, io non so come lui gestisca le finanze di casa sua, io quello che devo constatare è che le finanze del comune di Teramo vengono gestite sul presupposto che la Team stampi moneta. Ad oggi l'euro sembra che non lo possa stampare neanche la banca centrale, quindi figuriamoci. Ma gli stipendi dei dipendenti sono a rischio il prossimo mese? Ma gli stipendi dei dipendenti non sono a rischio. Sicuramente io ho una situazione dove ho tutta una serie di fornitori che hanno a loro volta dei dipendenti, che hanno delle famiglie alle spalle,
che sono in grossissima difficoltà, perché io non riesco io a rispettare gli impegni presi con loro, ma io non li riesco a rispettare perché il mio cliente non mi paga, quindi è una catena di Sant'Antonio. Se io non vengo pagato, io non riesco a pagare i miei fornitori, e la cosa mi dà alquanto fastidio, perché io sono abituata a rispettare gli impegni che prendo. Il sindaco affonda anche sui buoni pasto e Troiano contrattacca durissimo. Sul discorso dei buoni pasto, lunedì sarà oggetto di CDA e i buoni pasto verranno pagati, perché parliamo di una posta di 12.000 euro, non parliamo di centinaia di mila euro. I buoni pasto alla Team valgono 12.000 euro, quindi è stato, diciamo, una presa di posizione, mettiamola così, una presa di posizione dell'avvocato Troiano, ma che lunedì in CDA verrà assolutamente risolta. Il sindaco non ha capito una cosa, che lui non è un consigliere di amministrazione della società, ma io capisco che la cosa gli sfugga perché probabilmente non è cognito del codice civile italiano. Lui è il rappresentante legale di uno dei tre soci e come tale deve rimanere. Quindi lui, a meno che, ma non è a mia conoscenza, sia un amministratore occulto, lui del buoni pasto non solo non se ne deve occupare, ma non dovrebbe neanche esserne a conoscenza. Quindi la cosa che vorrei fosse molto chiara è che la società non l'amministra lui, ma l'amministro io. L'amministratore, infine, invita il comune a pagare il dovuto, perché senza fondi sarà difficile acquistare gasolio per i numerosi automezzi della Team, i pezzi di ricambio per l'officina e poi la raccolta porta a porta. Eppure, spiega ancora il dottor Troiano, la strada per incassare i 6 milioni di euro c'è. Basta sollecitare il pagamento ai cittadini che non hanno pagato la TIA per gli anni 2010-2012 e la cifra sembra sia più o meno proprio questa. Ho invitato in più occasioni la dirigenza e l'assessore competente del comune di Teramo ad attivarsi, ma fino ad oggi solo il nulla. Sarebbe da chiedersi il perché di tale inazione.